Vita nel centro storico fasanese, vita dal sapore seicentesco. Numerosi visitatori fasanesi si sono ritrovati tra i meandri dei vicoli di bianca calcina configuranti in abiti d'epoca. Correva l'anno 1678, scene di vita barocca raccontando la scamiciata e la manifestazione organizzata dal Comitato Giugno Fasanese con l'obiettivo di rivitalizzare il centro e rappresentare momenti particolari di storia patria. C'è la cantastorie che racconta la battaglia tra turchi e fasanesi, ci sono i fucilieri e le autorità del tempo, il luogotenente Frazzurlo da Crema, il sindaco, i dignitari e i cavalieri di Malta. Immancabile, il popolo in festa. Novità di questa edizione è l'allestimento in Piazza Ciaia dell'accampamento dei turchi. In piazza del Mercato Vecchio invece è stato allestito un mercatino enogastronomico con venditori in abiti d'epoca in collaborazione con la locale Confederazione Italiana Agricoltori. Vogliamo ricostruire nel centro di Fasano la vita di quei tempi, cioè del 1678, quando Fasano si preparava ad una pagina di storia importantissima per la sua città, e cioè la vittoria sui turchi. Infatti abbiamo ricostruito l'accampamento dei turchi, abbiamo poi nel centro storico ripresentato la vita così come era nel 1678, e quindi uno spaccato della Fasano barocca di quei tempi. Questa sera intanto l'appuntamento è con la festa dei cortei storici d'Italia, parteciperanno i cortei La battaglia tra turchi e cristiani di Tollo, traslazione delle reliquie di San Vito Martire di L'Equile, il torneo della civetta di Tuturano, il corteo del Barì Carafa di Putignano e la scamiciata di Fasano. Seguirà la cerimonia della consegna delle chiavi della città ai figuranti da parte del sindaco. In serata, sempre in Piazza Ciaia, l'intronizzazione delle immagini dei santi patroni e i giochi della bandiera. Domani invece l'appuntamento è con il grande corteo storico rievocativo della vittoria sui turchi, avvenuta il 2 giugno 1678 e attribuita alla Madonna del Pozzo, patrona per eccellenza della città di Fasano. Per lo spettacolo che questo evento regala, le strade anche quest'anno saranno prese d'assalto da fasanesi e forestieri.